Voglio dire che il governo sta operando questa valutazione sulla base di istanze, di mere istanze organizzative, operative, non certo perché si vuole fare un uso strumentale, come qualcuno si è spinto ad affermare, perché ad esempio si vuole assumere un atteggiamento liberticida, si vuole reprimere il dissenso, si vuole tenere la popolazione in uno stato di soggezione. Sono affermazioni gravi che non hanno nessuna corrispondenza nella realtà. Se non si condivide la necessità di prorogare lo stato di emergenza, lo si dica chiaramente in modo franco, ma non si attribuisca al governo e non si faccia confusione con la popolazione. Perché oggi, leggendo alcune pagine, alcune risposte sui social, c'è qualcuno che ci sta seguendo, qualche cittadino che è stato convinto che la proroga dello stato di emergenza significhi ritornare al lockdown, quindi significhi misure più restrittive dal 1 agosto. Non è affatto così.